In questa lezione affrontiamo un argomento molto importante per completare, diciamo, la conoscenza della cellula, che è la sintesi delle proteine. Allora, prima di conoscere la sintesi proteica, dobbiamo parlare un po' delle differenze tra l'RNA e il nostro DNA. Come vediamo subito a prima vista, il DNA è una molecola a doppio filamento, contiene adenina, timina, citosina, guanina che si alternano, mentre l'RNA è una molecola a singolo filamento. È una caratteristica importante dell'RNA è che l'uracile è la base azotata che troviamo al posto della timina. Quindi al posto della timina nell'RNA abbiamo l'uracile. Lo zucchero che troviamo invece nel nostro RNA è il ribosio, mentre lo zucchero che troviamo nel DNA è il deossiribosio, perché rispetto al ribosio ha un ossigeno in meno, appunto deossiribosio. Allora, come fa una cellula a costruire le proteine? La cellula, per poter costruire le proteine, deve prima di tutto copiare le informazioni che ci sono in un gene, e il gene risiede appunto nel DNA, in una molecola più piccola, che è una molecola di appunto RNA, o meglio RNA messaggero. Dopodiché questa molecola fuoriesce dal nucleo e, come vediamo, viene letta a pezzi di 3. Quindi sulla nostra molecola di RNA noi avremmo le nostre basi azotate, e le basi azotate vengono lette a 3 a 3 perché a ogni pezzo, diciamo, di 3 basi azotate, chiamato codone, viene associato un amminoacido. L'unione di più amminoacidi forma appunto il polipeptide, cioè la proteina. Quindi la molecola di RNA viene letta proprio a 3 a 3 e a ogni pezzo di 3 si associa, non dimenticatelo mai, un amminoacido. Questo pezzetto di 3 basi azotate prende il nome appunto di codone. Allora, ora il discorso è semplice, ovvero noi abbiamo 20 amminoacidi e ovviamente utilizzando solamente 4 lettere, noi non possiamo, utilizzando 4 lettere che corrispondono ovviamente alle nostre 4 basi azotate, noi non possiamo codificare tutti e 20 gli amminoacidi, ovvero non possiamo assegnare a una lettera un amminoacido, perché le lettere non basterebbero. Quindi se noi per esempio utilizzassimo parole di 2 lettere a partire dalle 4 che abbiamo a disposizione, avremmo 4 per 4, cioè 16 parole a 2 lettere. Questo calcolo vuol dire praticamente quante parole a 2 lettere possiamo ottenere utilizzando 4 lettere? La risposta è 4 per 4, cioè 16. Ma 16 paroline a 2 lettere non bastano per codificare 20 amminoacidi, cioè per assegnare un amminoacido a ogni parola a 2 lettere. Quindi la risposta è che noi dobbiamo formare parole da 3 lettere a partire dai 4 amminoacidi che abbiamo a disposizione. Quindi così otterremo 64 combinazioni diverse di parole a 3 lettere, più che sufficienti per poter assegnare a ogni parolina a 3 lettere un amminoacido, ed è quello che vediamo appunto qui. Per ogni, come vediamo, sequenza di 3 basi azotate corrisponde un amminoacido. Ovviamente un amminoacido corrisponde a sequenze diverse, cioè la tirosina è codificata sia da questo tipo di sequenza sia da questo tipo di sequenza. Queste sequenze che noi vediamo sono quelle che ritroviamo nella molecola di RNA messaggero. Quindi se sulla molecola di RNA messaggero troviamo per esempio questa sequenza CGU, in corrispondenza, diciamo, della sequenza CGU, noi sappiamo che dobbiamo associare l'amminoacido arginina. Quindi questo amminoacido sarà l'arginina. Quindi in corrispondenza di questa sequenza, di questo codone, noi dovremmo associare l'amminoacido arginina. E quindi questo è il senso quindi della sintesi proteica. In corrispondenza di quest'altro codone, noi dovremmo assegnare un altro amminoacido X. Allora, il primo passo che la cellula deve fare è per costruire una proteina è aprire la molecola di DNA e sintetizzare la nuova molecola di RNA. Questo lo vediamo meglio nel dettaglio qui. La cellula, l'enzima, quindi apre la molecola di RNA
e utilizza solo il filamento in direzione 3'5'. Utilizza questo filamento per costruire una nuova molecola di RNA messaggero. E come se la costruisce? Andando a mettere insieme tutte le basi azotate complementari alle basi azotate che stanno sul filamento stampo. Qui, dove c'era la guanina, sul filamento di RNA abbiamo la citosina. Dove c'è l'adenina, sul filamento di RNA invece abbiamo l'uracile, perché nella molecola di RNA, ricordiamoci sempre, l'uracile sostituisce la timina. Ovviamente, se l'enzima RNA polimerasi utilizza il filamento in direzione 3'5'', chiamato filamento stampo, la nostra molecola di RNA sarà costruita in direzione 5'3', per forza. Una volta che la nostra molecola di RNA è stata trascritta, quindi è stata ottenuta, questa deve essere, diciamo, deve subire un processo di maturazione, perché la nostra molecola di RNA nei fatti è formata da dei pezzettini che non sono utili alla sintesi proteica e che devono essere eliminati. Questi pezzettini si chiamano introni. Una volta quindi che gli introni vengono rimossi, i pezzettini utili, che si chiamano esoni, che sono questi rossi, vengono saldati tra di loro e una volta che ciò avviene, la molecola di RNA messaggero, di mRNA, può uscire dal nucleo. Si chiama RNA messaggero perché è la molecola che trasporta l'informazione al posto del DNA. Quindi, visto che il DNA non può uscire dal nucleo perché è troppo grande, è necessario utilizzare una molecola di RNA più piccola che trasporta quell'informazione, cioè trasporta, diciamo, quel gene. L'RNA messaggero, una volta che è uscito dal nucleo, si dirige all'interno di strutture particolari che si chiamano ribosomi. Ora, noi avevamo detto che le basi azotate che stavano sul DNA venivano lette a 3 a 3, perché a ogni sequenza di 3 basi azotate corrispondeva un amminoacido. Gli amminoacidi, tuttavia, vengono trasportati da una molecola particolare che si chiama tRNA. tRNA significa RNA di trasporto. Questo quindi perché l'RNA di trasporto prende l'amminoacido e lo attacca proprio su questo punto. L'RNA di trasporto contiene una regione che si chiama anticodone. L'anticodone contiene una sequenza di basi azotate che è complementare a ogni sequenza di codoni che noi abbiamo sull'RNA. Quindi ci sono così tanti RNA di trasporto, ognuno dei quali può riconoscere una sequenza a cui si può collegare. In questo caso il nostro tRNA conteneva l'anticodone UAC, perché l'anticodone UAC può perfettamente collegarsi con le basi azotate che stanno su questa molecola di RNA. U si collega con A, A con uracile, C con G. Una volta che questo è avvenuto, sul secondo sito si collega una nuova molecola di tRNA. Questa molecola di tRNA è complementare, cioè contiene l'anticodone, che è in grado di riconoscere il codone che sta sulla molecola di RNA messaggero. G si collega con G, A con U, U con A. Tutto ciò vi avviene sempre a pezzi di 3. Quindi anticodone riconosce il codone, e guarda caso questa molecola di tRNA trasporta l'amminoacido leucina. I due amminoacidi, quando sono vicini, si legano tramite un legame peptidico e successivamente l'RNA di trasporto che c'era prima viene eliminato, viene portato all'esterno e il tRNA che possedeva l'amminoacido leucina adesso si sposta nel posto in cui vi era il tRNA precedente. Una volta quindi che il ribosoma scorre sulla nostra molecola di RNA, viene letto il successivo codone, cioè il successivo pezzo da 3, e si aggancia un'altra molecola di tRNA che corrisponde a questo pezzettino da 3, quindi che si può incastrare con questa specifica sequenza di basi azotate, cioè con questo specifico codone. Stavolta questo tRNA trasporta l'alanina, forma un legame con la leucina, questo tRNA viene eliminato, quest'altro si sposta su quest'altro sito che è il sito P e questo continua fin quando non si giunge a una sequenza che si chiama sequenza di stop. Una tipica sequenza di stop è UGA. In corrispondenza di questa sequenza non corrisponde nessun amminoacido, quindi una volta che il nostro ribosoma legge
riconosce questa sequenza, cosa succede? Che il ribosoma si stacca, cioè i due pezzi del ribosoma, quello piccolino sopra e quello grande sotto, si staccano e successivamente la proteina, che è stata così sintetizzata, viene rilasciata. Con questa lezione abbiamo concluso la sintesi proteica. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale.